Buonasera ragazze, allora io sono in mood funerali della regina. Come vedete ho pochissimo trucco, un filo di perle, gli orecchini di perle e il cappello nero immancabile. Allora ragazze, io non voglio fare una cosa comica, assolutamente, perché quando muore una persona non c'è mai nulla da ridere, neanche con la nostra regina Elisabetta che aveva 96 anni. Però, siccome dobbiamo fare un po' di gossip per quanto riguarda il funerale, mi sono azzizzata un po' come erano azzizzate tutte le ospiti, insomma, che hanno partecipato a questi funerali solenni. Mi tolgo il cappello, mi perdonerete. E quindi, ragazze, adesso io vi dirò qualcosa proprio random, senza una scaletta, solamente quello che io ho sentito. Allora, intanto, quindi la nostra regina, regina così del mondo, è morta a 96 anni. È stata sposata a 73 con Filippo. No, scusate, il suo regno è durato 73 anni. Lei è diventata regina giovanissima a 25, succedendo al papà. E la regina madre, anziché appunto diventare regina lei, ha favorito la figlia. E appunto si è sposata con Filippo di Edimburgo. Hanno avuto Carlo, Andrea, Anna. E forse me ne scordo una figlia, non lo so, non ricordo bene. E adesso a 96 anni, appunto, a distanza di neanche un anno dal suo amato Filippo, se n'è andata anche lei. Allora, diciamo che lei ha avuto una lunghissima vita, ha avuto un regno che appunto si ricorderà perché è stato fatto bene, non ci sono stati almeno nella sua vita scandali o altro, se non appunto tutte le vicissitudini dei figli. Però di Elisabetta voglio non parlarne perché tanto insomma la conosciamo tutti, è stata una bravissima regina. Allora, invece che cosa oggi di che cosa voglio parlare? Quindi di Meghan, che è stata quella proprio più additata perché è moglie di Harry, si dice che abbia convinto lei Harry a dissociarsi dalla corona, sono andati via, sono andati a vivere in un altro posto. Lei è un'ex attrice e quindi un po' Meghan è vista appunto un po' male, anche con i sudditi. Diciamo che non è molto amata dai sudditi perché Meghan è stata anche motivo di far piangere la nostra regina Elisabetta. E quindi diciamo, è molto al centro dell'attenzione, quindi si è parlato di tutti questi sgarri, il fatto che lei non abbia osservato l'etichetta, quindi braccia scoperte, aveva una cappa con le braccia un po' scoperte, e poi aveva il cappello nero ma senza veletta, in realtà invece si deve mettere la veletta. E quindi diciamo tutta questa serie di pettegolezzi, e poi si è insinuato che lei avesse nel vestito una piccola telecamera o un microfono perché fosse a caccia di notizie, perché a quanto pare lei sta scrivendo una biografia, magari un giorno faranno un film, e quindi appunto lei era a caccia di segreti e frasi così. Poi si è saputo anche che ha chiesto, come dire, di essere ascoltata appunto dal re Carlo III, chissà perché, che cosa deve fare, deve accusare forse qualcuno e quindi appunto vuole quest'udienza dal re. Dall'altro lato invece abbiamo William e Kate, che sono una coppia splendida, hanno tre figli, e lei è perfetta, Kate è sempre perfetta nel suo ruolo, aveva un abito delizioso, molto stretto in vita e poi a pieghe, aveva il suo cappellino con la veletta e indossava degli orecchini di perle e diamanti che le aveva prestato una volta la regina in un'occasione e che invece poi appunto
appunto le ha regalato e quindi aveva indossato questi orecchini bellissimi. E naturalmente, appunto, quindi si vede la perfezione di Kate con appunto tutti questi sgarri della vostra Meghan. E poi che cosa, ad esempio, che hanno camminato mano nella mano, invece questo non è consentito dal protocollo, camminare mano nella mano. Ad esempio Harry non ha potuto indossare la divisa, mentre William ha messo appunto la grande uniforme e a Harry non è stato consentito. Quindi diciamo che Harry con questa moglie, con il fatto che si è un po' dissociato, tra l'altro è stato anche diseredato dalla regina Elisabetta, lui ha usufruito solamente appunto del patrimonio della mamma. E quindi, diciamo, dopo queste veglie funebri, queste visite alla salma di Elisabetta, dopo quasi 10 giorni, perché ieri appunto si sono svolti i funerali a Londra, finalmente è finito questo lutto della regina Elisabetta e quindi ora siamo solamente in attesa, poi a parte tutte le gag che ci ha regalato il re ormai Carlo, non si può dire più il principe Carlo, il re Carlo, poi appunto aspetteremo l'incoronazione che hanno detto avverrà intorno ad aprile, quindi Carlo diventerà re intorno ad aprile prossimo. Ok ragazze, però ora facciamo una cosa, come vedete sono con le perle, ho solamente una base, un pochino di trucco perché volevo essere appunto molto seria con le mie perle, gli orecchini, vestita di nero, invece ora dobbiamo parlare del Grande Fratello e di tutto quello che è successo ieri, però non è questa, diciamo, la faccia, dobbiamo cambiare un po' mood decisamente cambiato. Allora, ragazze, parliamo di questo Grande Fratello. Allora, siamo solamente alla prima puntata. Tra l'altro, io non l'ho vista neanche tutta. Scusate, io mi devo toccare sempre i capelli, altrimenti. Allora, intanto vi dico che tutto quello che vi racconto è tutto random, che non mi sono scritta niente, che io vado a braccio, quindi mi ricorderò qua e là qualche cosa. Io vi avevo detto che in qualche video fa che non mi piacevano i concorrenti del Grande Fratello. Invece ho visto che c'è la Pamelona, Pamela Prati, quindi avremo da dire su Pamelona un sacco di cose. Intanto mi è sembrata un po' liftata, un po' rifatta e questo si vedrà, ha questo nuovo look con la frangia, quindi ieri Alfonso Signorini ha raccontato che lei appunto vuole parlare, vuole chiarire questa cosa di Marche Caltagirone, che è stata tutta una truffa, tutta una bugia solamente per apparire sui giornali, per essere invitata ai talk show. E quindi vedremo tante di queste cose. Poi chi mi ha colpito? Mi ha colpito questa Eleanor, che in realtà si chiama Massimo, con queste unghie tremende che davvero io non so come faccia a sbrigare anche i movimenti più semplici, come faccia a lavarsi, davvero non ho idea. Eppure vi devo dire che oggi su Instagram ho visto un breve video di lei che lava i piatti. Non lo so, ragazze, se ci mangerei in un piatto lavato da lei. Andiamo avanti. Poi chi c'è? Poi c'è l'ex di Belen, colui il quale gli ha dato un'altra figlia, Luna Mary, che si chiama. Oh, ragazze, in questo momento non mi viene. Ve lo faccio sapere durante che è un bel ragazzo, ha 27 anni. Dicono, lui stesso ha detto che faceva il parrucchiere. Che però invece adesso è un imprenditore, non ho capito imprenditore se ha un'azienda, se ha un'impresa, non lo so, comunque è un gran bel ragazzo. E poi c'è Cristina 40, ve la ricordate Cristina 40 che erano nella Rai, poi ha fatto la velina in coppia con Miriana Trevisan, ora ha 50 anni.
è, come si dice, dalle stelle alle stalle, però mai sempre nulla contro il lavoro. Adesso lavora in un ristorante, dice che fa di tutto, prende le comande, apparecchia, sparecchia, porta le portate, i piatti, quindi fa di tutto perché si è separata dal marito e avendo una figlia si è dovuta dare un gran bel da fare. Poi chi c'è? Poi c'è Ginevra Lamborghini, che è la sorella di Elettra. E ho scoperto, io non lo sapevo, che Ginevra ed Elettra sono litigate, non si parlano. Difatti al matrimonio di Elettra Lamborghini lei non è stata invitata. Poi fatemi pensare chi c'è. Ah, poi c'è Romita, Attilio Romita, il mezzo busto più famoso del TG1, che è entrato al Grande Fratello. Questa persona non so che cosa possa dare. È un signore molto normale. Vedremo che lati usciranno del suo carattere. Poi, prima che me lo scordo, mi piaceva raccontare questa cosa. Allora, si è parlato di un cachet stellare per Orietta Berti e adesso, cercando su internet, ho scoperto che lei guadagnerà circa 500.000 euro perché guadagna 10.000 euro a puntate e le puntate saranno circa 50. Quindi è una bellissima cifra e lei ha dichiarato in qualche intervista che ha accettato di fare l'opinionista per soldi, per questa cifra spropositata che appunto non si poteva rifiutare. Però il signorini un po' si è, come dire, e difatti ieri sera le ha detto: cara Orietta, quindi tu hai accettato di fare il Grande Fratello, l'opinionista, per i soldi, vero? Per i soldi, quindi non gli è andata molto giù. E lei ha detto che alla sua età non poteva rifiutare assolutamente un'occasione del genere. Ma chi li avrebbe rifiutati 500.000 euro, ragazzi? Ma chi? Dov'è quel pazzo o quella pazza che rifiuta un ingaggio di 500.000 euro? Poi che cosa dirvi? Ah, vabbè, poi è entrato quello stangone di Amauris, quest'uomo molto bello, è un campione della pallanuoto che praticamente è sempre nudo. Domenica si è vista Scherzi a parte ed era nudo. Ieri sera appunto al Grande Fratello e lo hanno fatto spogliare. Io capisco che ha degli addominali favolosi e che quindi giustamente li dobbiamo far vedere. Che facciamo? Non li facciamo vedere? Poi che è entrato, ragazza, la Patrizia Rossetti. Su Patrizia Rossetti c'è un gossip, non un gossip, ci sono delle frasi al veleno. Perché quando l'anno scorso Maria Teresa Ruta era al Grande Fratello, ragazza, non ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, era al Grande Fratello e c'era pure Gwenda, sua figlia, Patrizia Rossetti disse: meglio vendere materassi che andare a fare un reality e perdere la dignità. Quindi che cosa è successo? Che oggi Gwenda le ha dato una risposta su Instagram. Questa è la frase che ha detto Patrizia Rossetti: meglio vendere materassi che andare a perdere la dignità in un reality. E Gwenda naturalmente non si è lasciata sfuggire l'occasione e su Instagram ha messo una frase al veleno, andatevela a cercare. Poi che cosa dirvi? Che cosa dirvi, ragazze? Vediamo poi chi è che è entrato. Quindi Patrizia Rossetti l'abbiamo detto. Ah, un'altra cosa, Giovanni Ciacci, non so se ve lo ricordate, è un parrucchiere, il parrucchiere delle dive, che faceva con Caterina Balivo, detto fatto, lui faceva sempre un po' di gossip, dava i voti ai look delle attrici. Bene, allora Giovanni Ciacci entrerà giovedì, perché appunto le puntate sono lunedì e giovedì. Giovanni Ciacci entrerà lunedì.
Intanto questo personaggio ce l'ha con Pamela Prati perché non le ha mai creduto. Se c'è stata qualche fetta di popolo, appunto di pubblico, che ha creduto al discorso di che lei era convinta di essersi sposata, che lei fosse stata truffata, Giovanni Ciacci non ci ha mai creduto e neanche io in confidenza. E quindi ci saranno scintille tra loro due. Tra l'altro, Giovanni Ciacci qualche mese fa ha annunciato di essere sieropositivo, quindi ha il virus dell'AIDS, non ha la malattia conclamata, però è sieropositivo. E anche lui vuole fare un po' di divulgazione, lui è gay, dichiarato tranquillo, e appunto lui vuole fare divulgazione per quanto riguarda la prevenzione, perché questa malattia purtroppo è sempre in agguato. Se non si utilizzano le giuste precauzioni, si può appunto sempre contrarre. Fatemi pensare poi, io non mi ricordo chi è che è entrato poi. Comunque, direi che già ci siamo con un bel po' di gossip. E poi abbiamo visto che c'è Giulia Salemi, che è quella seduta con il tablet che dà tutte le notizie, tutte le frasi che scrivono su Twitter, mentre poi appunto la Sonia Bruganelli, che pare si sia separata da Paolo Bonolis, invece fa l'opinionista sempre al veleno, questa volta con Orietta Berti, quindi vedremo che cosa succederà. E Pierpaolo Pretelli, che è il fidanzato di Giulia Salemi, invece fa coppia con Soleil, a quanto ho capito, nel dopo, stavo dicendo dopo festival, nel dopo, non del dopo GF, c'è un programma che si chiama forse il salotto di GF, insomma, dove poi commentano un po' tutte cose. Ieri sera ho visto una meravigliosa tavola imbandita, quindi sicuramente appunto dopo il collegamento si saranno seduti, avranno bivaccato e avranno mangiato. E niente ragazze, quindi aspettiamo l'evolversi, vediamo se ci sono le prime liti, vediamo che cosa succede, scopriremo sicuramente perché Ginevra ha litigato con Elettra Lamborghini e aspettiamo appunto tutti i nuovi pettegolezzi. Ok ragazzi, allora dopo la regia siamo passati al Grande Fratello, come vedete io vado così, vado a ruota libera e vado a braccio. Ragazze, io prima di chiudere vi devo ricordare come si chiama l'ex di Belen, Santo Spiga, Santo Spina, Spina, insomma una cosa del genere. Ragazze, perdonatemi. Adesso lo cerco e ve lo scrivo nell'info box. Ok ragazze, io vi saluto. Spero che questa nuova rubrica, appunto, che parla del Grande Fratello, e ne avremo tempo, vi sia piaciuta e vi piaccia. E noi ci vediamo come al solito domani mattina. Mua!